Buonasera, benvenuti a Dopo Cena, un'altra puntata nella quale affronteremo una tematica quanto mai attuale, visti gli episodi degli ultimi mesi e degli ultimi anni, che riguardano il flusso migratorio che sta avendo come teatro il Mediterraneo, ma il fenomeno della migrazione o immigrazione, come si chiamava un po' di tempo fa, è una storia che si perde negli anni, soprattutto per noi italiani ha rappresentato una vera e propria diaspora, possiamo dire. Parliamo di qualcosa come 29 milioni di persone che dal 1861 al 1985 hanno praticamente portato la loro vita, le loro storie, la loro presenza in tutto il mondo. Possiamo dire che veramente noi siamo stati uno dei popoli che ha più perseguito questo strumento di ricerca di identità e di lavoro e di sussistenza. Come affrontiamo questo tema questa sera? Attraverso gli occhi dell'arte, attraverso gli occhi di un artista e di una mostra che ha riguardato l'opera di questo italiano che ha subito anche lui, anch'esso, sulla propria pelle il fenomeno della migrazione. Lo facciamo con colui che ha curato la mostra, che ha avuto un grande successo a livello europeo e ha riguardato anche, insomma, un aspetto molto vicino a noi, perché questo artista ha lavorato qui nella nostra zona, più o meno nelle nostre zone. Allora, ritorna sui divani di Dopo Cena un gradito ospite, un amico, Alberto Mazzacchera, che, buonasera, che ha curato questa mostra. Allora, partiamo dall'incipit, no? I fenomeni migratori di questi ultimi anni riguardano altre aree geografiche, geopolitiche del nostro pianeta, ma noi ne siamo stati forse i principali attori nell'Ottocento e nel Novecento. È assolutamente così. C'è un'altra Italia fuori dai nostri confini. Si calcola che i discendenti italiani in giro per il mondo siano 60 milioni, secondo altri calcoli 80 milioni. Il fenomeno migratorio parte a come data il 1852 e la nascita della compagnia transatlantica che ha sede a Genova, e non è un caso che le prime regioni che utilizzano questa compagnia transatlantica, che si spostano quindi come flusso migratorio verso le Americhe, sono il Piemonte, il Veneto e il Friuli Venezia Giulia. Ed è solo successivamente che poi invece il fenomeno interesserà la Calabria, la Puglia e la Sicilia in maniera molto forte. I numeri sono quelli che ci dicevamo, cioè 29 milioni di italiani che vanno all'estero tra il 1861 e il 1985, con una sosta, con un blocco che è inevitabile, che è quello del 1915, cioè il momento in cui l'Italia entra nella prima guerra mondiale, e quindi c'è un'interruzione dei flussi migratori. Ma se prendiamo il tempo che precede il 1915, abbiamo un numero pari a 14 milioni di italiani che sono usciti dall'Italia, e l'Italia nel 1900 aveva 33 milioni di abitanti, quindi comprendiamo che i numeri sono davvero enormi. È un'Italia povera, molto culturalmente arretrata. Nel 1871-76 gli analfabeti in Italia toccano il 78% come media nazionale. Questo significa che alcune regioni avevano un tasso di analfabetismo altissimo, altre, quelle del settentrione, invece un po' più avanzate, ma in ogni caso siamo di fronte ad una popolazione rurale molto molto povera. L'emigrazione è intesa come possibilità di riscatto. Accanto a questo primo blocco che riguarda soprattutto le Americhe, c'è un'altra grande emigrazione, quella della seconda guerra, dopo la Seconda Guerra Mondiale. E è un'emigrazione che si rivolge soprattutto ai paesi europei, Svizzera, Francia, Germania, Belgio, e ha dei passaggi anche istituzionali. Il patto, quello del carbone, che viene siglato tra l'Italia e il Belgio, è del giugno 1946.
l'Italia ha bisogno di carbone per far ripartire le proprie aziende e quindi sigla questo accordo con il Belgio per 50.000 italiani che dovranno fare i miniatori. Il reclutamento avviene sia attraverso i canali istituzionali, ma sia anche attraverso i canali delle associazioni cattoliche, perché le compagnie minerarie del Belgio non volevano comunisti e sindacalisti, preferivano settentrionali e quindi si organizzano anche in parte impropri. Il problema è che i nostri italiani che non volevano molti problemi, insomma. Volevano pochi problemi. Pochi problemi. Volevano dei lavoratori che creassero pochissimi problemi, anche perché loro erano abituati durante la Seconda Guerra Mondiale ad avere come manodopera i prigionieri di guerra. Con i prigionieri di guerra probabilmente i problemi dovevano essere pochi. Ora accade quindi che i nostri italiani, quando vanno in Belgio, vanno negli ex campi di prigionia, nelle baracche di latta degli ex campi di prigionia, senza nessuna possibilità di ricongiungimento familiare. La presenza femminile viene solo in un secondo tempo, ci si rende conto che comunque è opportuna per la buona gestione dei campi. Ma in questo fenomeno molti italiani firmano dei contratti, ogni contratto era vincolante per 5 anni, quindi non si poteva cambiare lavoro per 5 anni. Che fosse la miniera o fosse una cava, per 5 anni si doveva, in caso differente si doveva rientrare in patria. E di arresti di italiani che abbandonavano il lavoro in una miniera per cercarne un altro, se ne sono verificati. Bisogna purtroppo dire che dopo 5 anni era molto difficile trovare un altro lavoro. Intanto i minatori dovevano affrontare la paura dell'ascensore. Si scendeva anche a 1400 metri di profondità nelle viscere della terra, si lavorava seminudi perché in questo caldo terribile. Con i trenini si facevano anche 5 km e poi altri 20-30 metri a carponi per raggiungere la posizione dove per l'appunto scavare. Quando si risaliva si impiegava anche un'ora per ripulirsi dal nero di queste polveri che si formano all'interno delle miniere stesse, e però si riusciva a togliere il nero esterno dalla pelle, ma non ciò che si era infiltrato nei polmoni e che avrebbe dato origine a tutta quella serie di tristissime malattie che conosciamo, vanno sotto il nome di silicosi e altro. Per cui dopo 5 anni di miniera era difficile trovare un altro lavoro, perché molti ormai erano già, dal punto di vista della salute, erano già compromessi. Ora, in questa mostra noi... Alberto, scusa, che fasce d'età riguardavano questi... cioè c'erano fasce d'età forse le più disparate, immagino? Chiaramente occorrevano giovani. Giovani. La cosa impressionante è che in miniera, anche se c'era un divieto, si entrava anche a 11, 12, 13 anni. Chiaramente non nelle profondità maggiori, però si entrava in miniera. Mancano ancora alcuni anni prima della dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo. Ma questi ragazzi perdevano non solo la loro adolescenza, ma perdevano anche la salute. Insomma. Questo è quello che purtroppo capitava. Ribadisco, il fenomeno migratorio italiano è un fenomeno di straordinaria portata per l'Italia, e si favoriva anche questo fenomeno migratorio da parte delle autorità italiane, soprattutto anche dopo la Seconda Guerra Mondiale, perché serviva a portare un equilibrio sociale, ad evitare disordini, perché è chiaro, una massa di giovani priva di lavoro e anche in uno stato economico disastroso può portare a dei disordini. Quindi erano fenomeni graditi non solo perché, nel caso ad esempio del Belgio, avrebbe dato carbone all'Italia, ma serviva anche per tenere sotto controllo situazioni diversamente esplosive.
e che potevano anche creare disordini sociali, poi difficili da poter gestire e anche da affrontare. Penso, immagino che voler prospettare un'alternativa a questo in quegli anni era quanto mai difficoltoso da parte, insomma, dello Stato italiano, quindi gestire volumi diversi forse era più facile, però insomma quello che è uscito dalle parole di Alberto Mazzacchera è quanto mai indicativo e soprattutto forse chiarisce un attimino anche alcuni concetti che stanno passando sotto traccia in questi mesi, in questi anni, su quello che invece è la portata attuale della tipologia che si vuole intraprendere per gestire questi flussi migratori. Allora erano veramente delle condizioni disumane, cioè, no, erano veramente penalizzanti non solo per la dignità dell'uomo, ma anche minavano la salute dello stesso, quindi insomma è inconcepibile al giorno d'oggi una cosa di questo genere. Però sulla nostra pelle, sulla pelle dei nostri padri, nonni, è passato tutto questo. Il benessere dell'Italia passa anche attraverso i flussi migratori. I minatori che muoiono nella miniera sono anche dei martiri laici della prosperità della società. Questo non dobbiamo dimenticarlo, sarebbe profondamente ingiusto. Questo all'estero, in verità gli italiani che vivono all'estero hanno questa cosa ben chiara. L'Italia tende invece a rimuovere questa dimensione, che è stata invece una dimensione gigantesca, perché i numeri, 29 milioni di italiani di partenze, ci dicono che le famiglie italiane che hanno conosciuto il fenomeno dell'immigrazione sono tante, inevitabilmente. Che sia un padre, che sia un fratello, che sia uno zio, insomma, è un fenomeno straordinariamente esteso. Però l'Italia ha questo atteggiamento, se vogliamo a tratti incomprensibile, perché fa parte della nostra storia. E, è vero, le condizioni erano anche disumane quando si parla di miniere, ma è anche vero che hanno consentito a molti italiani di fare un percorso di ricerca, di riscatto sociale. E gli italiani hanno scritto delle storie di successo. Questo ci è stato spiegato e ribadito da vari esponenti della diplomazia, sia in Francia che in Lussemburgo. E gli italiani possono raccontare tante singole storie di ricerca della felicità che confluiscono in una storia più complessiva e più ampia di una storia di, appunto, come dicevo prima, di successo. Questo è l'elemento straordinario del fenomeno immigratorio italiano. Si partiva con pochissimo. C'è un racconto di un siciliano che dice avevamo un passaporto, si partiva con un passaporto, un fazzoletto, un pugno di olive e un tozzo di pane. A Milano, parliamo quindi dell'immigrazione che va verso l'Europa, a Milano si bivaccavano anche 3 giorni, e dice il siciliano, sembravamo zingari. Ma pensiamo anche a un po' prima, quando si andava verso le Americhe, la navigazione verso l'America Latina, pensiamo all'Argentina, sì. È una navigazione di 17 giorni, quindi molto lunga e anche lì molto anche insidiosa. E ricordiamo lo stesso pontefice, figlio di emigranti, e il pontefice parla non solo arrivando dall'America Latina così spiritualmente vivace, ma parla la lingua degli italiani, di quegli altri 60 milioni che sono 60-80 milioni, passiamo al numero più basso dei 60 milioni che sono fuori dall'Italia, e quindi è un italiano che torna in Italia e ci racconta anche l'altra dimensione. L'Italia è questa, l'Italia è sicuramente fatta di molti italiani che hanno con orgoglio portato avanti una condizione difficile. Ci sta dentro anche però, come dire, una dimensione non sempre tutta positiva, non è tutto idilliaco, insomma. Se pensiamo, le due grandi porte di accesso agli Stati Uniti erano Chicago e New York.
e immaginiamo Chicago, la mafia italo-americana, insomma. Quindi, cosa ha fatto, insomma? Quindi voglio dire, abbiamo sicuramente avuto possibilità, siamo stati accolti all'estero, abbiamo avuto quindi possibilità di riscatto sociale. La stragrande maggioranza degli italiani ha scritto questa storia di straordinario successo. Dentro c'è stata anche una dimensione che non era del tutto gradita ai paesi ospitanti. Questa mostra è una mostra che attraverso l'arte vuole raccontare, chiaramente attraverso una chiave di lettura. Qui ad esempio vediamo la sede di Grenoble, perché la mostra ha avuto una sua anteprima a San Marino tra ottobre e dicembre del 2012 al Museo delle Migrante di San Marino, con l'Ambasciata d'Italia e la Segreteria di Stato per gli Affari Esteri. Da San Marino la mostra è stata spostata per l'intero, questo è l'Ancien Musée de Peinture di Grenoble. Grenoble è una città di 250.000 abitanti e il sindaco Michel Destour, che è anche deputato nazionale, il giorno dell'inaugurazione ci ha raccontato come un terzo dei grenoblesi è di origine italiana. Grenoble ha la seconda cittadella scientifica di Francia dopo Parigi, è una città molto dinamica. E nei giorni in cui avevamo la mostra sull'emigrazione italiana c'era anche la mostra su grandi artisti del Novecento come Giacometti e qui appunto per l'intero la mostra è stata esposta. E quel giorno all'inaugurazione, al vernissage, c'erano 300 persone, molti erano di origine italiana. L'emozione è stata veramente tanta, perché durante la visita che ha preceduto i saluti istituzionali c'è stata la commozione fino alle lacrime da parte dei tanti presenti, perché lì Grenoble ha una presenza di miniere, peraltro, di ferro, di altra natura, e quindi il ricordo, la memoria è molto, molto forte, assolutamente molto forte. La mostra parla e si occupa dell'opera di questo Ivo Batocco, questo pittore, questo artista che insomma, ha raffigurato nelle sue opere quella che è stata una vera e propria transumanza, possiamo dire, con alcuni riferimenti ben precisi, tipo la valigia di cartone con lo spago che per antonomasia rappresenta, no, nella simbologia classica, proprio il migrante italiano che parte dal paese e questa mostra che ha curato riguarda proprio l'opera di questo artista. Sì, Ivo Batocco è di origine cingolana, cioè nasce a Cingoli, ma si forma come pittore, si afferma, più che si forma, si afferma cattolico. Con una storia anche la sua davvero originale. La sua famiglia conosce il fenomeno dell'emigrazione attraverso il padre e quindi in uno di questi dipinti c'è la mamma che riceve la lettera con i famosi soldi, si mettevano i soldi dentro le buste. E poi peraltro, non dimentichiamoci mai, c'era quel fenomeno che lo ritroviamo anche in un film di Totò. Ovviamente in chiave ironica, come scherzosa, come sapeva fare bene Totò. Ma c'era il mestiere di chi leggeva le lettere, di chi le scriveva, perché molti non sapevano né leggere né scrivere. E quindi c'era questa figura un po' più istruita, addetta sia dalla parte degli emigranti, quindi nei campi dove stai, ma sia anche da quest'altra parte, quindi certo, dal parte di chi riceveva queste. E però, insomma, le buste viaggiavano con i denari, nessun bonifico, nessun travel check, viaggiavano al buste. Soldi. E quindi quando arrivava la busta era sicuramente un momento di gioia, immagino. Di gioia. Ecco, Ivo Batocco quindi conosce anche lui il fenomeno all'interno della sua famiglia, lo ripercorre mentalmente,
si confronta con quell'enorme patrimonio di immagini e di filmati. I volti, molti volti che sono su questi dipinti sono volti reali, non sono immaginari, e quindi sono volti di bambini, di persone che hanno vissuto l'esperienza dell'immigrazione sul serio. E Batocco è in un momento difficile, siamo nel 75, sta per decidere se continuare la professione del pittore che stava intraprendendo o fare altro, insomma. E quindi un bel giorno, con quei pochi soldi che aveva e 20 lire che aveva trovato alla stazione ferroviaria di Ancona, decide di mettersi anche lui in gioco per l'ultima volta. E lì, con i pochi denari, gli danno un biglietto fino a Cattolica e gli ridanno 20 lire di resto, che le aveva trovate un poco prima, 20 lire tornano che girano. Va a Cattolica, incontra Cattolica al bar Barcello, un signore un po' burbero probabilmente nei suoi modi, che capisce però la condizione di questo giovane squattrinato, con un po' di tele, e quindi gli domanda se fosse pittore. Dice: ma lei che fa? Fa il pittore? E lui un po' timidamente, perché obiettivamente era in quel momento di trapasso, e riesce insomma ad avere una camera, perché il barista gestiva anche una piccola pensione, e paga con le opere come fossimo nel ricordo degli impressionisti dell'Ottocento, insomma. I francesi che pagavano in opere d'arte. Esattamente, e lì a Cattolica si afferma come pittore, quindi riesce finalmente a vendere opere, a fare mostre, ha una sua galleria di riferimento, e quindi questo è il passaggio. Lì a Cattolica, in questi anni straordinari di studio, di ricerca, la folgorazione profonda di quella che sarà la sua chiave stilistica, che poi l'accompagnerà per tutta la vita, la conoscenza di Annigoni, e quindi Cattolica è per lui un elemento di riferimento, ed è per questo che la mostra che dicevamo prima, partita da San Marino, che ha fatto un lungo percorso, e oggi in una selezione, perché la mostra è molto vasta, sono 33 opere più i disegni e le chine, quindi è stata fatta una selezione che in questi giorni è esposta a Cattolica. Ma vorrei tornare invece al ragionamento appunto dell'estero, e che ci aiuta a capire. Noi italiani dovremmo ogni tanto parlare di più con gli italiani che stanno all'estero, che hanno una loro chiave di lettura delle cose, e quindi meritano di essere assolutamente ascoltati. E da Grenoble e da questa straordinaria commozione, e aggiungo questo dato, quindi un terzo dei grenoblesi è di origine italiana, e le parole di Michel Destot, insomma, riferendosi a una comunità importante per Grenoble, quindi questa, il fatto che si siano ben integrati in Grenoble e che abbiano loro stessi dato un contributo straordinario alla crescita di Grenoble. Aggiungo come dato che Grenoble dipende dal Consolato Generale d'Italia di Lione. Il Console Generale, la mostra a Grenoble si è tenuta con la Ville de Grenoble, il Consolato Generale di Lione e il Consolato di San Marino. E il console ci spiegava, la dottoressa Bottà, ci spiegava che lei ha 80.000 connazionali che fanno capo al suo consolato, cioè quindi 80.000 con passaporto italiano, che è una bella dimensione. Sono numeri. Da Grenoble siamo passati a Luxembourgville, all'Abbaye de Neumünster, al Centre Culturel des Rencontres, che è un'organizzazione di carattere governativo, perché di nomina del governo del Lussemburgo. E l'abbazia sorge a ridosso, la ex abbazia, insomma, questa struttura che poi fu anche carcere, sorge a ridosso della cinta urbica della città di Lussemburgo, che è patrimonio UNESCO poi peraltro. Lì abbiamo incontrato altri italiani che hanno avuto straordinario successo, si sono affermati anche economicamente di una buona dimensione. E
e lì è nato uno straordinario rapporto, tant'è che l'anno dopo un'opera del maestro Batocco è entrata nella collezione permanente del Centre Culturel e quel giorno alla presentazione è venuto e ha tenuto, anche ha portato il suo saluto, il ministro della cultura del Lussemburgo. E la cerimonia si è poi conclusa al teatro interno all'abbazia con le loro altezze reali, il duca e la duchessa di Lussemburgo. Poi da Lussemburgo siamo arrivati invece a Roma, al Museo di Roma a Trastevere, sempre nel 2013, e lì abbiamo incontrato questa, che noi ci aspettavamo, ci immaginavamo, cioè questa freddezza, questo disinteresse dell'Italia verso un tassello davvero struggente della sua storia. E anche recente, perché è vero che comincia nel 1852, ma l'emigrazione giunge fino alle nostre porte, fino a pochi decenni fa. E dal Museo di Roma, quindi lì la mostra si è tenuta con Roma Capitale e il Museo di Roma, siamo passati ad Assisi, perché la mostra è patrocinata, queste sono le immagini di Assisi, la mostra è patrocinata dalla Curia Generale dei Francescani. Proprio a Roma venne il ministro generale dell'ordine, Corbaio, e raccontò del saluto che si fa di notte per non dire addio ai propri figli. Ed era la storia commovente della mamma, lui è spagnolo, la mamma che vive è costretta ad emigrare per trovare del pane per i propri figli, che quindi se ne va di notte per non dire un doloroso addio ai figli, insomma. E la mostra si è tenuta nel conventino di Assisi. E queste sono immagini che si riferiscono proprio a quel... Sì, sono immagini appunto del conventino, che è uno spazio particolarmente pregevole. E poi... Anche d'atmosfera, direi. Di grande atmosfera, sì, assolutamente di grande atmosfera. Visto anche il tema trattato delle tele, contestualizzato lì, insomma, carica di pathos, secondo me, ancora di più. Aggiungo questo dato. Prima di questa mostra, nel 2008, si inaugurò, e io ne fui curatore insieme a Stefano Pappetti, un'altra mostra di Ivo Batocco. Questa è quella che io ho definito una crocifissione laica. È un minatore che muore per la prosperità, dicevo, per il benessere della società, e quindi è di per sé una sorta di crocifissione laica. Questo ci ricorda un po' le parole che dicevamo prima, del siciliano che dice: beh, sembravamo zingari, no? Certo. Viaggiavamo con niente, con una miseria assolutamente... Qui è invece una bella immagine, anche di grande intimità, coi piedi nudi di questa giovane che è raccolta in sé, ha sulle ginocchia la lettera, probabilmente del suo amato, del marito probabilmente, che è all'estero a cercare di trovare risorse per vivere per sé, per la moglie, per la famiglia, insomma. Questa è in questo andare di notte, no? Questo partire anche di notte alla ricerca di una fortuna, che tutte queste immagini e questi volti, talvolta anche provati da lavori che sono disumani, ma tutti questi volti sono e portano, come diceva giustamente anche Corbaio, la speranza. C'è in tutti una scintilla di speranza, anche in questi volti, ora vediamo di questo bambino, c'è la consapevolezza di aver perso un pezzo della propria vita e, come dicevo prima, probabilmente anche della propria salute, ma c'è nel fondo un bagliore di speranza e di volontà di un riscatto sociale, di farcela. Non è un caso che questa mostra si chiama La rotta della speranza, quindi è un camminare verso un futuro migliore, è una ricerca di felicità.
direi che è una ricerca di felicità. Ci sono anche altre immagini molto belle che questo, vuoi commentare? Questo ad esempio è sempre una donna che riflette sulle lettere, sul suo matrimonio. È interessante il fondo, perché questa sorta di ombre allungate che si leggono un po' nel fondo sono le ombre del mondo industriale, che ha bisogno di energie fossili, carbone, petrolio, eccetera, ha bisogno però anche di risorse umane, di energia umana. Così ricorda. Sì, sono questa presenza del mondo industriale che incombe sulle vite, le piccole storie, insomma, dei singoli. Ecco, questa è quanto mai, insomma, significativa, sì, no? Questo è un... si vede benissimo, cioè questa dissolvenza del braccio, del volto. La madre, in questo che sembra un fotogramma alterato, la madre che prende in sé, riaccoglie nel suo grembo l'immagine, in questo caso, del giovane figlio morto in miniera anche lui, si vede quel piccolo caschetto da minatore. E sono storie che attengono la nostra nazione. È ingiusto non ricordarle, è ingiusto nei confronti di chi ha messo in gioco se stesso, la propria vita, e tra l'altro oggi, come in uno specchio rovesciato, ci deve far riflettere su invece quella emigrazione che si muove verso i confini italiani, verso un territorio che ha conosciuto questa storia così, in maniera così forte. Credo che non ci siano altre nazioni, e sicuramente non in Europa, che vedono un'uscita, 29 milioni insomma di persone che sono tanti. È un numero veramente rilevante. Impressionante. Bene, abbiamo visto come attraverso gli occhi di un artista si può raffigurare, rappresentare quella che è stata uno dei fenomeni, insomma, più importanti che ha attraversato la nostra società. L'abbiamo fatto attraverso le parole di Alberto Mazzacchera, che ci ha presentato così ampiamente e così minuziosamente non solo l'opera dell'artista, ma anche il percorso che ha permesso, insomma, di portare emozioni all'estero grazie a questa mostra e all'opera di questo pittore. Grazie Alberto per essere stato qui con noi e averci dato questa chiave di lettura, questo momento anche di riflessione, perché per capire l'attualità forse dobbiamo ogni tanto girarci indietro e capire quello che abbiamo passato anche noi nei panni di quelli che sono gli attori e i comprimari attuali di questo fenomeno, appunto la migrazione. Grazie per essere stati in nostra compagnia, grazie Alberto Mazzacchera, grazie. E vi rimandiamo alle prossime puntate di Dopocena. Grazie e alle prossime.